Fraccelli a Vicenza, a proposito di poteri di vigilanza, controlli, dai. Corrado, a poche centinaia di metri qua la sede più importante della Banca Popolare di Vicenza, che non è una banca qualsiasi, perché qua rappresenta il tessuto economico più importante di tutto il nord-est Italia. C'è Daniele con me. Daniele mi aiuterà a farvi capire cosa è successo a questi piccoli imprenditori, casalinghe, cittadini che hanno un'unica colpa, quella di aver creduto nella loro banca, aver creduto di aver messo dei soldi in modo sicuro. Daniele ci aiuterà a capire. Io sono la Banca Popolare di Vicenza e do a Daniele un prestito di 100 euro. Cosa succede? Di questi 100 euro poi chiedo che 50 vengano reinvestiti in azioni della banca stessa. Vedi Corrado, sono sempre gli stessi soldi che girano. Adesso pensate a questa partita di giro illecita moltiplicata per circa 1 miliardo di euro. Così la banca gonfiava il valore delle quote, ma soprattutto vendeva un'affidabilità ai suoi cittadini, ai suoi clienti, in maniera assolutamente illegale. Così, Daniele, hai perso la tua azienda. Certo che sì. In buona sostanza, per avere maggiore liquidità, sono stato costretto ad acquistare le azioni. Senza l'acquisto di queste azioni non avrei potuto avere quella liquidità di cui avevo bisogno. Non solo. Ad un certo punto, quando l'azienda è andata in ulteriore difficoltà, mi hanno concesso un fido, mi hanno fatto un prestito sul controvalore delle azioni. A questo punto, adesso io mi ritrovo solo ed esclusivamente con questo debito e con delle azioni che non valgono assolutamente niente. Che fine ha fatto la tua azienda? Quanto avevi chiesto alla banca? Cifre ridicole, 12.500 euro, che però mi hanno fatto fare delle scelte e mi hanno costretto a chiudere l'azienda. Corrado, volevo raccontarti la storia di Lara, anche una storia veramente incredibile. Buonasera a tutti, io ho 23 anni, Buonasera. Sono una studentessa universitaria. Ho perso il padre quando avevo 9 anni, vivo con mia madre che ne ha 52, è malata di tumore da più di un anno, è disoccupata e abbiamo perso più di 50.000 euro in azioni Banca Popolare di Vicenza, che attualmente non valgono nulla. Il mio futuro non c'è più, quello di mia madre non c'è più, ce l'hanno preso, ce l'hanno stroncato. Che cosa dobbiamo fare? Chi ci può ridare i soldi? Che ne sarà della vecchiaia di mia madre? Io vorrei una vecchiaia dignitosa per mia madre. E il mio... E il mio futuro? Che ne sarà del mio futuro? Io sono una studentessa attualmente. Si sa che è difficile trovare lavoro. E i risparmi dei miei genitori, ottenuti con il sudore e la fatica di più di 35 anni di lavoro, sono stati persi, sono andati in fumo. Senti, come Sara, faremo io e mia madre? Senti Sara, ma come si sono organizzati questi? Intanto quanti sono i truffati dalla banca e come si sono organizzati, Sara? Dunque, Corrado, sono in tutta Italia circa 117.000 le persone in queste condizioni, 60.000 soltanto nella provincia di Vicenza, perché la Banca Popolare di Vicenza non è soltanto una banca territoriale, ma è una banca nazionale, quindi si pensa che questo fenomeno si andrà ad allargare, sarà sempre più presente. Qui c'è un intero territorio che rischia veramente di finire sul lastrico e loro chiedono delle risposte chiare alle istituzioni. Allora, vogliamo provare un attimo? Sottosegretario Zanetti, questa è anche la sua gente, lei è veneto come loro sono a Vicenza. Sì, ho 10.000 euro di azioni di Veneto Banca, che è la banca parallela in Veneto, sì, che non è, anche lei, no? Non è in queste stesse condizioni, ma anche lì purtroppo devo dire chi doveva sorvegliare come si fa adesso a restituire soldi adesso, a questi cittadini? Ovviamente ribadisco, Veneto Banca è una situazione, non vorrei prendermi poi querele diverse, però anche lì in questo momento le azioni sono bloccate e varranno molto meno di quelle alle quali me le avevano anche a me vendute. Ma scusi, uno va a prendere un prestito Banca Popolare di Vicenza sono successe cose oggettivamente a leggere molto gravi. Ovviamente sono in corso infatti indagini significative, innanzitutto nei confronti dei vertici della banca. Bisognerà poi valutare
anche lo specifico reato legato all'eventuale ostacolo all'attività di vigilanza da parte delle istituzioni, quindi Banca d'Italia, e capire naturalmente, questo è il compito della magistratura, se effettivamente le colpe sono tutte esclusivamente all'interno del perimetro della banca e i vertici dovranno pagare duramente per questo, ove così fosse, o se addirittura ci siano state delle negligenze dei controlli, cosa che oggi non è dato sapere. Il nostro sistema è mediamente, lo dicono i dati, molto meglio vigilato di quello che sono molti altri sistemi in Europa. Cioè oggi non potrebbe riaccadere quello che è successo a questi risparmiatori? Purtroppo situazioni drammatiche limite possono sempre succedere. La Nuti potrebbe riaccadere? Sistema di controllo è perfetto, fosse altro perché è gestito dagli uomini. Di chi è secondo lei la responsabilità? Sbaglia deve pagare, questo è l'importante. Allora, che il sistema sia vigilato meglio degli altri paesi, questo è tutto da dimostrare, perché noi abbiamo una lunga serie di scandali e bancarotte. Noi abbiamo Banca delle Marche, abbiamo Cassa di Risparmio di Genova, abbiamo avuto Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca sta così, Banca Popolare di Vicenza. Io voglio ricordare al sottosegretario Zanetti e a chi ci ascolta soprattutto, la responsabilità è di Consob e Banca Italia. Nel 2008, il 18 di marzo, Corrado, io invio un esposto alla Procura della Repubblica di Vicenza, eccolo qua, dove dicevo, attenzione, le azioni sono gonfiate. I metodi per sottoscrivere sono estorsivi. Perché è illegale, cioè non si può fare questo di dire ti presto i soldi soltanto se tu non prendi le azioni. Non si può fare, ti presto è i soldi perché ti prendi le azioni. E avevano prestato un miliardo di euro e la Banca d'Italia 975 milioni. E la Banca d'Italia non se n'era accorta, si è dovuta accorgere la Banca Centrale Europea. Faccio questo esposto. La ritorsione di Zonin e di un sistema del capo della Zonin, Procura di Vicenza. Zonin e di un sistema gelatinoso, il sistema veneto, dove erano coinvolti tutti. Guardi, sistema veneto, andiamoci piano. Le, il sistema no, purtroppo per carità, di banche però, popolari che hanno pro però, e contro. La nostra riforma fosse arrivata un po' prima, avrebbe sicuramente aiutato ad avere meno sistema. Sottosegretario, io gelatino. Parlo con le carte. Noi l'abbiamo fatto che più c'è, parlo ragazzi, con le carte. Rapidamente la Nuti. In queste carte c'è l'esposto che abbiamo fatto e c'è una sentenza di Cassazione. Perché ci chiedevano di tapparci la bocca con 2,5 milioni di euro di richiesta di risarcimento. C'è poi questa indagine giudiziaria e c'è poi una lettera, Formigli, che mi è arrivata. E questa lettera di una signora veneta, sua conterranea, molto a conoscenza, perché era vicina a uno degli amministratori. Mi permette che legga tre righe di questa lettera, Corrado. Allora, sai che cosa dice? C'è una denuncia anonima questa. Questa anonima. Signora dice, è riconducibile benissimo, perché noi oggi, do la notizia, abbiamo inviato un esposto alla Procura di Trento, al Presidente Mattarella in qualità di capo del CSM. Legga le tre righe. Le tre righe sono queste. Dice addirittura che c'è un sistema di corruzione lì all'interno dove emettevano a Natale carte di credito anonime prepagate che facevano scivolare nelle tasche di ufficiali superiori alle forze di polizia, magistrati, politici e chi più ne ha, chi più ne metta. Vabbè, tutto da dimostrare, eh? Adesso è una lettera anonima, noi la manderete alla magistratura? No, abbiamo già mandato alla magistratura. Benissimo. Di Trento, al CSM e al Ministro della Giustizia. Allora, chi ha sbagliato deve pagare. La Banca d'Italia non può far finta di nulla. Quei cartelli, vedo Alfredo Bellucco, che facevano la Banca d'Italia? Che faceva la Consob? Come mai quelle azioni illiquide? Che cosa facevano? Chi ha sbagliato deve pagare, la Banca d'Italia deve noi la citeremo in giudizio Consob e Banca Italia. Zanetti, vuole aggiungere qualcosa su questo punto, perché poi io devo andare avanti e farvi vedere delle cose, devo farle vedere il renzometro, così voglio un commento su questo, eh. Allora, adesso guarderemo il renzometro con un sorriso. Queste invece sono cose ovviamente drammatiche, Sara, che incidono sulla vita di tante persone. C'è un'indagine in corso, chi ha sbagliato deve pagare, sicuramente all'interno del perimetro della banca e Sara, forse senti, anche nelle istituzioni, senti, Sara, ove emergesse, non sarà la politica. Io voglio però, voglio ringraziare questi risparmiatori che sono rimasti fino a tardi ad aspettarci
e il tempo è veramente pochissimo. Ti do la parola, però dovete concludere in un minuto. Poi mi impegno a ridarvi, a ridarvi spazio in una prossima puntata. Dai Sara, velocissima. Vorrebbero solo fare un appello al sottosegretario Zanetti. Dai. Una richiesta. Due secondi solo per riflettere su una cosa. Questa vicenda sta colpendo centinaia di migliaia di risparmiatori che sono l'anima dell'economia di questo paese, la sua credibilità. Questo paese ha speso miliardi, sperperato miliardi per finanziare un sacco di cause perse. E per noi il governo oggi cosa fa? Non solo non apre gli occhi, ma neanche le orecchie per ascoltarci. Questo è inammissibile. Inammissibile. Bene, allora il tema della fiducia. La fiducia, la legge di fiducia con cui abbiamo cominciato, fiducia e anche dare delle risposte a questi cittadini, a questi piccoli risparmiatori che poi sono quelli che tengono in piedi il tessuto produttivo dell'Italia, sono piccole, piccolissime aziende, spesso sono piccoli artigiani. Allora,